Benvenuti a una nuova puntata del GCN Italia Show. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi in studio Davide Martinelli, ex pro e ora direttore sportivo del team MBH Bank Colpa, l'ho detto giusto? Giusto, perfetto. Parleremo di una serie di temi d'attualità, anche delle ultime gare che sono svolte. Iniziamo lo show. Lead story. Iniziamo subito parlando del Tour de Femme avec Swift, scusate, il Tour de France femminile, certo. per capirci, sì. Che si è chiuso domenica scorsa con un finale veramente emozionante con la Diema d'Oma che è riuscita ad averla meglio sulla Follering per soli 4 secondi. Ma cosa è successo nei giorni precedenti? Io ho seguito poco perché ero in ferie, non ho avuto modo di guardare tutte le tappe, però nella terza frazione la Follering è caduta in una fase calda nel finale di corsa e lì ha compromesso la sua classifica. Esatto, ha perso quasi 2 minuti e oltretutto ci sono state delle incomprensioni, pare, con la squadra. Forse incomprensioni, forse... I maligni dicono che è stata quasi voluta, però non credo, sinceramente. A 6 dall'arrivo, ti dico, squadra non squadra, ha perso un po' di tempo a ripartire, anche avere le compagne, cambiava poco. Però, tanto aveva una compagnia di squadra davanti che ha vinto, però sì, qualcuno ha detto che il direttore sportivo non ha... tutelato in modo particolare la Follering perché il prossimo anno andrà alla DG, ma a me sembra una stupida, no. Perché comunque il Tour de France è l'obiettivo più importante della stagione, quindi non importa se la tua atleta poi se ne andrà l'anno dopo, quell'anno tu punti a vincere, perché per la squadra è importante vincere. E quindi lì ha perso tanto terreno, sì. Però poi nelle ultime tappe ha rosicchiato qualcosa e nell'ultima frazione, quella che si chiudeva sull'Alpe d'Huez, sì. L'altra prima volta l'Alpe d'Huez del Tour femminile, ha fatto un numero. È attaccato sul Col du Glanon, con lei c'era la Royakkers, l'altra olandese, e sembrava potesse farcela perché ha guadagnato tantissimo terreno in pochi chilometri, sì. Poi però si è un po' affossata. Esatto, la sua azione si è un po', diciamo, ammorbidita, esatto. Ha perso forza sull'Alpe d'Huez, infatti non ha più guadagnato più di tanto. Qualcuno dice che probabilmente sarebbe stato meglio attaccare i piedi dell'Alpe d'Huez per poter fare il colpaccio. Sì, credo di sì, anche perché nella vallata, diciamo, che c'era tra le due salite ha trovato un po' di alleati la Neva d'Oma e invece davanti ovviamente la Follering aveva un po' il peso dell'azione su se stessa, quindi essendo così lungo l'Alpe d'Huez penso anch'io che forse la cosa migliore da fare era attaccare nell'ultima salita, però sai, era più di un minuto di svantaggio e lei sperava la Neva d'Oma esplodesse, ecco. Fatto sta che la Neva d'Oma comunque si è salvata per soli 4 secondi, Esatto. Che tra l'altro, avendo vinto la tappa la Follering, aveva preso i 10 secondi da buono, ha fatto secondo, sì, ovviamente, esatto, che c'era esatto, con esatto. Lei, e poi la Neva d'Oma non ha fatto terza perché è stata battuta da una sua futura compagna di squadra. È vero. Poi sì, alla fine sì. Potrebbero essere stati i secondi decisivi, potevano esserlo, invece chi lo sa. Bastati. Comunque posso dire, è stato bello, un finale, sì, veramente emozionante, è successo un po' di tutto durante queste 8 tappe, più imprevedibili sicuramente che il tour maschile. Esatto. Un'altra cosa, per carità. Però è stato bello vedere anche la Diema d'Oma commuoversi dopo l'arrivo, sì. Un pianto veramente liberatorio c'è stato. Però se lo merita, anche perché sì, lei è un po' l'eterna seconda, tanti piazzamenti nelle corse importanti, tante volte successi sfiorati, e secondo me però si, sempre si di merita. Livello alto, perché comunque è sempre stata presente, esatto, sempre negli ordini d'arrivo di tutte le classiche, anche l'anno scorso sul podio del Tour, c'è da dire che è più che meritato, sì. Quindi complimenti alla Neva d'Oma e adesso passiamo alla nostra vera Lead Story, che ha come protagonista Leo Hayter, giovane talento classe 2001 che oggi milita nel Team Ineos, ha vinto il Giro d'Italia Baby, Giro d'Italia Under 23 solamente 2 anni fa, sì, e adesso annuncia di lasciare il ciclismo per problemi di depressione. Cosa sta succedendo
ai giovani oggi, perché adesso, l'elite è la punta dell'iceberg, però abbiamo visto in questi anni tanti ragazzi anche meno, con nomi meno blasonati, meno conosciuti, meno vincenti dell'elite abbandonare il ciclismo già al primo o secondo anno da professionista. Esatto, allora trovarti un perché è difficile. La mia idea è che potrebbe essere che negli ultimi anni si sono visti talmente tanti neoprofessionisti raccogliere risultati che magari chi passa ed è un po' un predestinato non raccoglie quasi nulla nei primi anni, si sente già quasi scartato, mentre una volta, Alan, come tu saprai, come anch'io ho provato sulla mia pelle, passavi professionista, i primi 4 anni ti dicevano calma, stai tranquillo, la carriera tira, è lunga, tira per gli altri, lavora, esatto, porta le borracce, nessuno ti chiede, capita che una volta sei lì, prova a fare qualcosa, però in poche parole eri proprio sgravato dalla pressione al massimo. E tu tra l'altro nel primo secondo anno hai vinto 2 corse. Sì, primo anno, ecco, vedi, magari eri tranquillo, rilassato, senza stress, hai visto. Alla fine veramente a volte va così, dopo fortunatamente ero in una squadra dove avevano talmente tanti leader che, perché in Quickstep, Gaviria, Kittel, Trentin, Bonen eccetera, che alla fine ho trovato il mio posto a lavorare, a tirare le volate, che ero sereno, però magari in un'altra squadra dove cominciano a puntiamo su di te eccetera eccetera, magari ti metti delle pressioni che poi non ti fanno raccogliere niente. Tu che ora segui i ragazzi Under 23 del MBH Bank Colpack, hai notato qualcosa di particolare tra i ragazzi? Cioè si mettono loro già tanto stress senza che nessuno gli dica niente a diciamo volte. Che guardano veramente tanto i numeri, a volte troppo, e conta quasi di più per loro fare una buona performance che fare un risultato. È un'assurdità. Magari non arrivano davanti e ti dicono però io ho fatto il mio miglior best. Sì, è diciamo un po' limitante questo, però. È limitante, sì, perché se ad esempio hai già solo un filo meno motore rispetto, perché poi che numeri fanno vedere Alan? Sempre quelli di Van Der Poel, quelli di Van Aert. Si confrontano con i fenomeni. Con la punta dell'iceberg. Ma se tu vai a vedere il 100° professionista, magari hai numeri come i migliori under, quindi, però non li mostrano mai i numeri del 100°. Quindi un po' si limitano da quel punto di vista e qualche volta anche io dico lasciate stare, perché non puoi paragonarti con Van Der Poel, con Pogacar, cioè se no la maggior parte dei prof già dovrebbe dire smetto anch'io allora. Cosa faccio? Cosa vado a correre? Però altra cosa è che secondo me è il fatto che hanno veramente 1 o 2 anni da under e poi si sentono già quasi scartati. Invece io a volte dico ma cavolo, a 22-23 anni c'è ancora la chance di passare. È difficile, ma c'è. Quindi si mettono della pressione loro stessi? Secondo me sì. E sono anche appunto condizionati quindi da tutti questi talenti che passano. Sì. Già firmano contratti già da juniores. Sì, è vero. Perché c'è anche questa realtà. Tantissimi ragazzi già 17 anni firmano dei precontratti con le squadre World Tour, sì, che già li blindano. E loro, non avendo ancora in mano niente, pensano, oddio, è troppo tardi. Quindi, ovviamente, di conseguenza vanno a mettersi addosso dello stress ulteriore. Sì, io la vedo così, assolutamente, come l'hai descritta proprio te. Poi, una volta che i ragazzi ce la fanno, come Leo Eiter, che era comunque un grande talento, lo è tuttora, perché comunque tutti sperano che possa ripensarci, magari rientrare, sì, il prossimo anno. Vogliono, come hai già detto prima tu, vogliono emergere già subito, vedono che comunque le cose non gli riescono a farci come quando erano under 23 e quindi vanno in crisi. Poi si rifugiano nell'alimentazione estrema, nel mangiare poco, tanti arrivano quasi al limite dell'anoressia. Certo. C'è comunque un problema, sì, un aspetto anche che mentale. Si sta ampliando sempre di più. Sì, è vero, assolutamente, bello. E veramente ti metti sempre anche a confronto con magari quelli che sono passati con te, perché alcuni coetanei di Leo Eiter sono già sulla cresta dell'onda. Poi magari dici ho vinto un giro, come mai non vado più come 2 anni fa, oppure magari va uguale ma dice non raccolgo, invece magari semplicemente ha bisogno di un paio d'anni in più. Però vallo a spiegare a un ragazzo di 23 anni, cioè complicata la situazione, ma sicuramente la grande discriminante veramente è che le squadre sono sempre alla ricerca del giovane talento, il Pogacar, il Remco, ma non tutti gli anni ci sono, e gli atleti arrivati a 24-25 anni, se non hanno raccolto quello che si prefissavano di raccogliere,
sono attaccati a un quindi filo. Quindi cosa si potrebbe fare però per evitare di perdere ancora tanti giovani talenti nei prossimi anni? Sai che è una domanda alla quale, non alla quale è impossibile rispondere. Perché è un po' come quando mi dicono da juniores si devono allenare quasi come i professionisti, ed è vero perché lo vedo che si allenano quasi come i professionisti. Cosa possiamo fare per salvaguardarli? Io ti dico niente, perché noi siamo schiavi Bravissimo. Di ciò che ormai si è creato, perché se gli altri si allenano così e quindi hanno, come tu ben saprai, è un effetto domino. Esatto, da juniore, sì. Se li alleni un po' di più vanno più forte, hanno un fisico ultra ricettivo, quindi o ti adatti a loro o sai già che non puoi essere competitivo. È quindi un sistema che fa fatica a fermare. Ti adatti a loro, certo. Giusto o sbagliato, la mia idea è che è un po' estremo, anche se secondo me l'asticella si può alzare, come è stato fatto negli ultimi anni, perché si è capito che l'età dello sviluppo è un anno in cui si può modificare ancora il VO2 Max. E una cosa che non facevano erano i pesi. In palestra i pesi, oh, fino a 20 anni no. Dopo hanno capito che col giusto movimento, 15-16 anni è l'età migliore per migliorare. Sì, quindi è cambiato tanto, però forse adesso siamo un po' esagerati, perché 25 ore uno juniores per me 25 ore a settimana uno juniores? Sì. Giura? No, no, davvero. Non ero aggiornato su questo. Stiamo andando un po' troppo esatto. oltre. Esatto, io capisco che magari le due uscite da 3 ore in una settimana è un po' poco, ma insomma passare da 6, 8, 9 ore a 25, ma c'è anche la via di mezzo. Forse la cosa che possiamo fare adesso nel breve termine è quella di lavorare sull'aspetto mentale, perché ormai questo sistema è in corsa, sì. Fai fatica a cambiarlo, oggi come oggi. Però magari affiancare assolutamente a questi ragazzi un mental coach, ma anche solo te stesso, sì. con la tua esperienza, dopo 10 anni di ciclismo professionistico ad altissimo livello, penso che puoi aiutarli molto anche a credere in se stessa e avere una maggior tranquillità. Quindi vivere questo ciclismo duro, esasperante, però nella maniera più idonea per affrontare quello che gli succede. Ed è proprio quello che tante volte provo a fare con gli atleti che... Ci lavori anche loro. Esatto, okay. Perché comunque... Il mantenerli tranquilli è forse la cosa più importante che c'è. Ti dico, un nostro atleta è stato in altura per 15 giorni, anzi quasi 3 settimane. C'è. È sceso qualche giorno fa, i primi giorni è sensazioni brutte, ha fatto una gara, si è ritirato, ne ha fatto un'altra, non sto bene, e poi alla fine ieri ha fatto terzo. Ad esempio, era lì sulla corda del violino e più volte gli ho detto, ma stai tranquillo, sei lavorato bene, vedrai, quando scendi dall'altura hai sempre un po' di giorni, come tu sai, in cui vado o non vado, ma poi il lavoro viene fuori. Alla fine è andato a fare una gara che non voleva fare, è andato sul podio e via, ripartito. E invece parliamo del fatto che la tua squadra non è una development di un team World Tour, sì. Perché adesso sapete benissimo che tutte le squadre World Tour, il 99%, ha una squadra che ha lo stesso nome, sì. È composta da soli under 23, fa le corse punto 2, le corse sì, minori, sì. E poi ogni tanto, ogni anno, un paio, due, insomma, corridori più talentuosi passano nella squadra World esatto. Tour. Voi invece siete un progetto a sé. Sì, normale. Allora, diciamo che è una scelta un po' particolare barra difficile. Azzardata, aggiungerei. Diciamo che avendo una storia così ampia, perché la colpa, come tu sai, certo. Che adesso ha cambiato, c'è un nuovo sponsor ungherese, è sempre stata MBH. Sì, MBH è sempre stata la migliore squadra under 23, o comunque sempre tra le migliori tre. Gli ultimi 10-15 anni. Esatto, sì. Perché Ganna con Sonny. L'anno che c'ero io siamo passati professionisti in 18 su 22. Pazzesco. Qualcuno quell'anno lì, qualcuno sì. L'anno dopo. Ma il punto di riferimento esatto. Del ciclismo italiano, giovanile ovviamente. Esatto. E quindi va da sé che con la storia che ha riesce comunque ad accaparrarsi i migliori under 23, tranne qualcuno che vale Devo, ma ha ancora la sua storia e qualcuno si affida ancora a noi. Diciamo che, come tu dici, visto che l'hai appena detto, mi riaggancio subito, passano i migliori 2-3 della development, però le Devo tendono a prendere tutti quelli che ci sono nel campo, quindi magari ne prendono 8 o 9 e poi si trovano a lavorare per i migliori 2 che passeranno. Ma il quarto o il quinto, secondo te, passati 2-3 anni, quindi a 20, 21, 22 anni, dove vanno? Da nessuna parte. E se venivano magari alla Colpack e facevano le corse di
qualche livello un po' inferiore e qualcosa di anche alto, perché facciamo comunque gare a tappe, la coppia Bartali, insomma, Giro d'Ungheria, che è Host Category, qualcosa di interessante facciamo. E avessero vinto 5 gare, un podio al campionato italiano e magari un internazionale in Italia, magari passavano direttamente nel World Tour. O sì, sei un fuori classe e vai nelle Devo col contratto firmato nel World Tour, o secondo me è la tua rovina. No, infatti è interessante questa teoria, però rimane il fatto che per voi a volte penso che sia anche difficile accaparrarsi i migliori juniors, perché se lo junior forte di turno ha la proposta da parte dell'UAE Develop o della Visma Develop, di conseguenza andrà a finire lì, perché nella sua testa pensa che automaticamente, se vado forte, vado sicuramente a 18 anni è anche difficile spiegare a un ragazzo vieni alla colpa, Davide, è difficilissimo, impossibile, lì ci vuole veramente il manager. Anche i procuratori hanno un ruolo importante, che purtroppo a volte non sempre lavorano nella maniera giusta. Ci vuole il manager che sa capire, io fossi un manager e non lo sono, direi questo è veramente di livello così alto o va a fare la comparsa nella Devo. Se è di livello un po' inferiore, l'altro problema però qual è? Che le squadre Continental veramente strutturate in Italia si contano sulle dita di una mano. Quindi se vado in una squadra dilettanti normali ho la possibilità di andare in una Devo, vai assolutamente. Però poi alla fine i risultati a noi danno ragione, perché al Giro d'Italia Under abbiamo messo 2 nei primi 10, abbiamo vinto la maglia del GPM, la maglia di miglior italiano, e nella classifica squadra eravamo secondi dietro all'unica squadra professional che è la Bardiani. Beh, anche una bella soddisfazione davanti a tutte comunque le Devo. Quindi noi infatti anche che per i vostri ragazzi, hai visto, comunque noi lavoriamo in un modo che, cioè, non abbiamo niente di meno a squadre che hanno anche budget maggiori, hanno abbiamo fatto 3 settimane in altura, abbiamo fatto degli upgrade alla bicicletta visto che volevamo alleggerirla un po', abbiamo fatto tutto il massimo, il budget che abbiamo lo sfruttiamo al meglio. Davide, ci sarebbe da parlare ancora tantissimo riguardo a questo tema, magari avremo occasione anche in futuro di tornarci sopra, anche ascoltando anche i pareri magari di chi ci segue, magari abbiamo nei commenti qualcuno che vuole dire la sua, vuole dare qualche idea, qualche spunto a Davide che lavora con i giovani, perché no? Volentieri. Scrivete nei commenti cosa ne pensate. Race News, Giro di Polonia, successo in classifica di Jonas Vingegaard davanti a un eccezionale Diego Ulissi. Tra l'altro due volte secondo, dietro sempre a Thibaut Nys. Il figlio dell'ex campione di ciclocross ha vinto 3 tappe. Ulissi ha fatto 2 volte secondo e pare ci sarà il mondiale, Vingegaard. Sì. Forse c'è la quasi sicuramente, se tocchiamoci, ferro e il tutto. Trittico. Vingegaard, Pogacar e Evenepoel al mondiale. Ci sono buone probabilità. Sì, perché poi tra l'altro è molto impegnativo in Svizzera. Io non mi aspettavo Renko. Renko ha fatto recentemente ha detto che si sta allenando. Sì, secondo me per una corsa di un giorno, uno come lui... Beh, è un mondiale quasi da scalatori, eh? Sì, però nelle corse di un giorno ha dimostrato anche la Liegi di non essere un mezzo gradino sotto come pare a volte essere nelle corse tappe. Comunque vabbè, il podio di quest'anno è proprio... Beh, ascolta, però se li abbiamo tutti e tre, cioè io dico, Jonas, non te lo devo neanche dire, tu ci devi essere, salvo sfortune varie, quest'anno ci devi essere, basta. L'unica cosa che secondo me, adesso qui lo dico e dopo chi guarda il video tra 2 mesi dice che certe dichiarazioni invecchiano male. Pogacar non sarà a livello del Tour. Ah, vabbè. Ok, ci può stare. Perché secondo me dopo Giro Tour devi mollare e tu sai che per ricostruire la condizione non basta. Però il problema è per gli altri che se lui si presentano al 90%. Anche 80. È 80-85. Però comunque la può vincere. Se trova Jonas... Il problema è se gli fanno tutti la guerra contro, gli corrono contro, non lavorano per andare a chiudere sugli attacchi eventuali che ci saranno e costringono lui in prima persona a muoversi. Non lo so. Dopo ho guardato il percorso, ma non proprio nei dettagli. Quindi voglio capire se è impegnativo, ma durissimo o impegnativo e basta. Quindi, vedremo. C'è differenza. Vedremo. Comunque, sì, lì al Polonia, vabbè, show di Thibaut Nys, pauroso. Ieri, tra l'altro, ho letto su X, l'ex Twitter, uno che scriveva: sono curioso di vedere Thibaut Nys quando farà il programma vero e non quello di Mickey Mouse. Perché quest'anno effettivamente ha fatto tutte corse
di un livello un po' minore. Beh, grande talento, vabbè, sicuramente. Allora, Polonia a livello minore, no. Tra l'altro ho vinto una tappa, quindi qua adesso sì, me la tiro un po'. Esatto, hai vinto nel lontano 2016. Comunque, quando eravamo là a remare insieme, a lottare, esatto, a prendere le frustate in fondo al gruppo. Comunque, al di là di quello, vabbè, Jonas si sa che quando è in forma Vingegaard non è secondo a nessuno, tranne un po' magari a volte a Pogacar. E Ulissi, ti dico, adesso qua ne sparo un'altra, Ulissi all'Olimpiade doveva esserci. Ma qui si apre una parentesi che insomma ci siamo già andati su quella parentesi lì. Io andrei oltre, tipo la Vuelta che è cominciata al momento della registrazione, si sono svolte le prime due tappe, primo successo nella prima frazione di McNulty, poi Caden Groves ha vinto la volata, secondo Van Aert, quest'anno non ha fatto tantissimi secondi, però si sta dando da fare. Quando è partito lungo ha detto fa secondo anche oggi. E poi magari vince in queste due giornate che non abbiamo commentato. E niente, vedremo che Vuelta sarà, si pronuncia una Vuelta molto spettacolare a mio avviso. Roglic lo do come favorito. Vedremo. Parliamo brevemente della novità di Silca, della nuovi additivi per le cere già esistenti di Silca che sono state lanciate il 16 agosto. La prima è Speed Chip, praticamente la cera quella più veloce per le gare in circuito, quella che magari ha una durata inferiore, poi c'è la Endurance Chip, che è quella che ha una maggior durata per le gare magari più lunghe o anche di ultrasanghe. Tu ce l'avevi la catena? Sì. Abbiamo avuto sponsor per parecchi anni in Quickstep e anche in Astana un brand, e effettivamente per alcune cronometro le usate ancora. Sono piccoli vantaggi che però insomma piccolo qui, piccolo lì. Beh, la Endurance Chip, il trattamento mischiato con la cera, quella classica più la Endurance Chip, garantisce anche un guadagno di 2-3 watt. Diciamo nel ciclismo estremo, no? Esatto. Dove si cura tutto, diciamo, il marginal game. Body più questo, copre scarpe. Tra l'altro al Tour de France ho visto il sistema che utilizza sia la Visma che la Trek per celare le catene. Sì. È un sistema praticamente dove si mettono le pastiglie di cera, sì, e vengono, la catena gira e viene celata in maniera perfetta. Quante cose che si scoprono in questo ciclismo moderno. Una volta mica si usavano questi prodotti. Una volta qua la maglia era così. La maglia svolazzava. Chi lo sa quanti watt abbiamo perso. Una valanga. Parliamo ora di Camelback e della nuova borraccia che celebra la Vuelta. Ti piace, Davide? Ecco i soli. Non è ancora in vendita, però caldo. Tra poco sarà sul mercato. Camelback ogni tanto fa qualcosa di caratteristico. Sì, no, molta creatività riguardo. Questa è una solita borraccia, certo. Camelback, però con questa fantasia. È proprio spagnola. Sole dici. Esatto, sole dici. La vignetta di Gandolfo, allora noi abbiamo il nostro vignettista, certo, lo sai, e ha fatto una vignetta sulla pausa caffè. Finisco questo caffettino e ripartiamo, evitare le pause in allenamento, che abbiamo fatto recentemente un video uscito domenica, dove abbiamo confrontato i metodi di allenamento vintage, quelli di, certo, 10-15 anni fa, con quelli moderni. Quindi è venuto fuori che se tu ti fermi troppo al bar, comunque perdi molto a livello di efficienza dell'allenamento, però io poi stavo un po' fedele a quella vecchia scuola dove facevi la tua distanza, macinavi chilometri, non avevi bisogno di, facevi la tua sosta bar anche lunga, poi magari facevi anche un'altra vicino a casa. Poi, se andavo a correre la domenica, ed era tutti uguale. Andavano, sì, esatto, stavi bene. Adesso ovviamente si è estremizzato tutto, ne abbiamo parlato adesso nelle storie, non si può più fare come una volta. Anche il dietro vuoto non si fa più. Poco, ma diciamo che meno rispetto una volta, dietro macchina è stato un po' tolto. Ah, okay. Si fa più dietro moto. Dietro moto è un po' più. Effettivamente dietro utile. Macchina a volte lo facevi, andavi, sì, a 70-80 all'ora. Però e ci sono tanti corridori che non lo fanno mai, fanno lavori di. Sì, diciamo che di facendo agilità. Esatto, alcuni lavori ad alta cadenza, sì, eccetera, riesci un po' a replicarlo. Io rimanevo fedele, ti dico, e anche i miei corridori mi piace farlo fare. Okay. E lo fanno volentieri anche su consiglio di Giovine, che è il nostro preparatore, qualche volta lo inseriscono. E per quanto riguarda le pause caffè, la prima volta che l'ho sentito dire è da un mio amico che corre alla Eolo,
che il suo preparatore si arrabbiava, si fermava a fare la sosta bar. E non gli abbiamo detto, te scrivi che hai forato. Tutte le volte che facciamo distanza, ho avuto un problema meccanico. Comunque no, secondo me, allora, forse non è neanche, non lo ritengo quasi neanche un marginal gain. Chiaro che se devo fare il lavoro da tre ore, in cui ho 3x8 alla soglia, più 2x4 VO2 max, 40-20, mi può rompere un po' l'allenamento, ma nella distanza in Z2, oppure una distanza con due lavori lunghi al medio, per me zero problemi. Passiamo adesso ai tuoi commenti, la canonica lettura di alcuni vostri commenti. Iniziamo con Pierpaolo Cortellini. La mia domanda riguarda l'allenamento specifico, 40, le classiche 40-20. La zona di potenza da mantenere durante i 40 secondi, quelli che fai ad alta intensità, è la Z5, VO2 max o Z6, zona anaerobica? Ma soprattutto tra una serie da 10-11 ripetizioni e l'altra, quanti minuti bisogna recuperare? Tu come le fai fare i tuoi ragazzi? Allora, diciamo che non sono preparatore, ma con l'esperienza sono riuscito a crearmi un po' di feedback. Allora, i 40-20 ci sono un po' due, tre scuole di pensiero. Infatti anch'io ero rimasto a quello. Cioè, il 40-20 veramente aggressivo, che si fa anche al 140-150% dell'FTP, quindi diciamo zona 6, e invece c'è quello controllato, quindi si può fare anche in zona 4 alta magari, quando si va oltre, la prima, quindi al 140-150 dell'FTP, magari è da 6-8 minuti perché è molto molto intenso, per gli atleti evoluti magari un professionista anche 10 minuti, 2-3 serie. E in mezzo, visto che lo chiedeva, recupero a volte incompleto, quindi anche solo 10 serie, 10 minuti, quindi 1-1. Invece chi è un po' meno evoluto magari può fare 1-1, 1-1.5, quindi 10 minuti di lavoro, un quarto d'ora di recupero. Invece quello che ti dicevo, un po' più controllato, è sì, attorno alla Z4 alta, Z5 al massimo. Però dipendeva anche dai periodi, cioè il periodo dove avevi già una bella base, dovevi comunque simulare un po' la gara, lo facevi a Z6. Sì, assolutamente. Dipende ti un alza po' tanto la condizione. In inverno lo fai a Z4, Z5, esatto, poi Z5, aumentavi un po' il minutaggio, calavi il recupero, dipende un po'. Certi mal di gambe. Sono domande alle quali difficilmente puoi rispondere. Vabbè, però. Devi valutare un po' di cose, ma sì. Lo Skyboom, non avete risposto alla domanda più importante. Con i nuovi metodi quanto si va più forte in termini percentuali? Come fa? È difficile questa, è una domanda a cui è difficile rispondere. Con i metodi di allenamento moderni, cioè rispetto a come si allenavano. Allora, diciamo che secondo me non è tanto l'andare più forte. Riesci a scegliere bene quando vuoi andare forte e puoi andare forte senza correre. Il famoso vai a correre che migliora. Una volta si correva tantissimo per stare in condizione o per andare in condizione. Adesso invece questo modo di allenarsi ti permette di correre meno, quindi ed essere pronto, esaurirti meno a livello di stress, di rischio cadute e arrivare pronto. Rischio cadute. Guarda Vingegaard, ragazzi, ma Vingegaard ha fatto tre mesi senza gare. Rischio cadute ha fatto secondo al tour. E ti dico un'altra cosa, secondo me, che i grandi motori non vanno a correre perché a volte non si allenano. A correre perdono quasi condizione. Se va via una fuga di tre e dietro il gruppo macina o comunque le tappe che sono piatte o vallonate, fai un Romandia 10 giorni dal Giro d'Italia, quindi manca poco la corsa tappe, recupera un attimo prima del Giro di Romandia perché poi stiamo parlando dei grandi campioni, quindi vanno lì per vincere. Faccio il Romandia, per sbaglio 2-3 tappe vanno piano perché va via una fuga con gente non forte. Un giorno accorciano la tappa perché magari nevica. Giro di Romandia l'hai fatto, sai com'è. Può succedere. Esco dal Giro di Romandia che ho quasi perso alcune giornate. Manca una settimana al Giro. Non posso lavorare perché devo arrivare fresco al Giro. Recuperare. 15 giorni buttati via. O qua, non buttate via però, diciamo. In cui non ho incrementato. A casa potevi lavorare di più. Esatto. Interessante questa versione, effettivamente ti fa capire che ovviamente non puoi stimare la percentuale quanto mai più forte allenarti così, però sicuramente alcune volte ti permette di correre meno. Calibrare e farti trovare pronto. Leo Tonelli, chiudiamo col suo commento, quelli della T-Mobile macinavano chilometri e chilometri perché Ulrich svernava con 15 kg di sovrappeso. Qualcuno parla anche di qualcosa di più. Che poi anche no, leggende vere, però lui in inverno metteva su 15 kg perché una volta
le pause erano molto lunghe, anche perché poi spesso Ulrich faceva il tour e lui staccava, quindi lui proprio, 6 mesi di pausa. Lui si dava proprio all'ingrasso totale, e quindi al T-Mobile macinavano ore al giorno, e alla fine del ritiro di 2 o 3 settimane lui esultava quando vedeva che riusciva a mettere le mani basse senza toccare con le gambe la panza, e tu dicevano facevano festa e via di nuovo, ripartiva il circolo. No, dopo, beh, lui, parliamo di un corridore con un motore esagerato, al di là di quello, al di là dei tempi un po' particolari, perché... però lui era fisicamente veramente dotato, andò a fare un giro d'Italia solo per dimagrire, per arrivare pronto al tour. Leggenda narra che lui dopo le tappe mangiasse una mela, un'insalata, mangiava pochissimo, mangiava forza proteine solubili, mangiava col contagocce, e un atleta con un fisico normale ci finisce, moriva. Si distrugge, non finisce un Giro d'Italia, fuori classe, e lui motore esagerato, però con a volte non troppa testa. Peccato, perché avrebbe potuto raccogliere tanto, invece come dici te, per perdere 15 kg ci vogliono mesi. Ma un altro commento, scusate, stavo dimenticando. Giuseppe Terlisti: negli anni ho capito una cosa. Io da amatore con 80 kg sulle spalle non me ne faccio nulla di cercare il grammo, ma compro una bici che mi piace esteticamente, che mi appaga ogni volta che apro il box per mettere via la macchina quando torno dal lavoro, pensando alla domenica quando finalmente ci salirò su. Ecco, questo è il commento definitivo, perché tanti ci chiedono qual è la bici migliore tra quelle. Ci chiedono sempre differenza tra le top di gamma. Sono tutte uguali a livello di performance, per quello che devi fare tu, amatore, cicloturista, quello che è, non cambia nulla. Questa è la risposta definitiva. Tu prendi la bici che ti piace di più, che ti soddisfa a livello estetico. Verità, perché fanno fatica a volte quando i corridori, i professionisti cambiano da una squadra all'altra, fanno fatica a trovare le differenze. Ma scherzi, un amatore, certo. È logico che tra una bici entry level a una top... montata c'è differenza. Durace, 105, cioè, Endurace, ma 105 ormai ti che dico... è arrivato sì, a un livello altissimo, e in più c'è da dire che comunque per quello dipende cosa deve fare uno. Se uno non fa gare, che va in bici solo per pedalare in tranquillità, anche la entry level molto spesso... quello che dice lui ti appaga esteticamente, esatto. Uno dice magari metto il Durace perché è il Durace, o perché al bar quando bevi il famoso tazza di caffè grande così... dici, c'hai quella bici col Durace, ruote alte così. Però ecco, ha ragione, grammo mania, quando alla fine magari panza da 10 kg. Ma esatto, non ha senso. Caption Challenge, la sfida sempre boicottata da Giorgione, perché Giorgione la vorrebbe togliere definitivamente, invece la voglio tenere. Io sto la qua. Caption, tu stai qua con me a fare questa Caption Challenge, che ha come protagonista il T-Rex. Sai che c'è il nuovo, nuovo sponsor, è sempre uno sponsor di Sudal, T-Rex, che lavora sempre per... è una colla, la colla è più colla. Forte di Sudal. Vabbè, insomma, hanno fatto questo rebranding per fare pubblicità, e niente, abbiamo il T-Rex, molto bello, fatto bene, sembra una roba da Jurassic Park, proprio fatta bene. E a questo punto però, voi che siete campioni del mondo di Caption Challenge, via con la sfida. Siamo arrivati alla conclusione di questo show numero 294, Davide, di solito dico Giorgione. Grazie. Quasi 300. Quasi 300, sì, ma ci siamo. Grazie per essere stato qui con noi. Grazie a voi. In futuro ti inviteremo di nuovo per parlare di altre tematiche che riguardano il ciclismo giovanile, cioè non giovanile, però quello che si approccia semiprofessionistico. È un punto di vista da insider che a noi interessa molto, quindi ci vedremo sicuramente ancora. Se tu accetterai il nostro invito, ovviamente. Sempre. Ragazzi, non ci resta che dirvi, alla prossima puntata, mettete like, eccetera, eccetera, e ciao, salutiamo.